Ieri festeggiamenti in onore del patrono di Alatri, San Sisto, dopo che nella giornata di giovedì erano stati celebrati i primi vespri con l'ordinazione di tre nuovi fratelli. Per la prima volta nella storia della città dei Ciclopi si sono ripercorsi i momenti in cui le esequie del santo fecero l'ingresso in città trasportate da una mula. Secondo la tradizione, infatti, nel trasferimento delle reliquie di San Sisto da Roma ad Alife per volontà del conte Rainulfo, la mula deviò verso la città di Alatri. Era l'11 gennaio del 1132 e si inginocchiò davanti alla porta del Duomo, segno inteso come espressa volontà di Sisto di guardare con benevolenza la città. Momenti che sono stati rivissuti attraverso una suggestiva rievocazione storica che è partita dalla chiesa di San Matteo fino ad arrivare in cattedrale, dove si è svolta la solenne messa pontificale presieduta dal vescovo Lorenzo Loppa. La città ha ricordato al contempo anche il miracolo del santo, evento che liberava la città dall'assedio di Pietro d'Aragona che l'aveva occupata nel 1206. Ecco, celebriamo la solennità di San Sisto d'inverno a gennaio, cioè la solennità che segna l'arrivo delle sue spoglie qui ad Alatri da Roma l'11 gennaio del 1132. È una solennità strategica perché viene tra l'Epifania e la festa del battesimo del Signore e ci richiama a dei valori fondamentali della vita cristiana. San Sisto è Papa e martire. È vissuto in tempi difficili, come sempre per il cristianesimo, in tempi in cui l'esigenza di comunicare il Vangelo era la stessa di oggi, ma soprattutto in cui il prezzo da pagare per la testimonianza era molto alto e lui l'ha pagato, nel senso che è vissuto da cristiano, è morto da cristiano come Gesù facendo fiorire la grazia del battesimo. Ecco, io penso che la sua festa di gennaio ci richiami al battesimo, soprattutto al fatto che Gesù, ecco, col battesimo al Giordano, ci dimostra che per ricostruire un'umanità fraterna occorre essere solidali con gli altri. Il cielo di Dio si è aperto su Gesù che viene a farsi battezzare al Giordano e fa una scelta di piena solidarietà con gli uomini, diventando uno di noi, confondendosi con noi, mettendosi in fila nella maniera più anonima con tutti quanti noi. E questo significa che il cielo di Dio si può aprire su di noi solo se faremo una scelta di piena solidarietà con gli altri. Ecco, ricordo il grande problema dell'immigrazione, ricordo il problema dell'accoglienza dei giovani, dei malati, degli anziani. Ecco, noi cristiani dobbiamo essere aperti, dobbiamo fare gesti magari che non risolvono i problemi, però che sono segni profetici di quello verso cui si può incamminare una umanità che rinasce dalla morte, come Gesù. Ecco, è risorto, pure lui è venuto a dare inizio a un'umanità che rinasce dalla morte e diventa un'umanità di figli, di fratelli e di sorelle. È stata una rievocazione della festa del nostro patrono, la festa del San Sisto d'inverno per noi di Alatri, quest'anno particolarmente riuscita, particolarmente sentita, io ritengo anche molto importante. La città di Alatri è molto devota al suo patrono, perché è fedele, perché il patrono è stato vicino a noi, perché ci ha difeso e ci ha protetto in alcune situazioni critiche, ma soprattutto noi abbiamo scoperto San Sisto per combattere una calamità dovuta alla peste. Abbiamo avuto le reliquie di San Sisto ad Alatri nel 1132 e sono entrate nella città per caso, così dice la storia o la leggenda, per caso a dorso di una mula indirizzata altrove. Oggi, dopo tanti anni, per la prima volta si è rivissuto questo momento. Questo è stato molto importante, far rivivere le tradizioni, agganciarsi alla storia, alla tradizione, alla vera storia di Alatri. Questo serve intanto a riscoprire la venuta ad Alatri del patrono, ma soprattutto a riscoprire la fede, la partecipazione popolare. Oggi abbiamo vissuto un momento intenso, pieno, dove la città di Alatri quasi completamente si è attenzionata ed è stata presente al corteo che dalla chiesa di San Matteo si è profilato fino alla cattedrale al seguito della mula. È stata veramente una bellissima cosa e sono orgoglioso di aver partecipato e di aver comunque vissuto questo momento, diciamo, di rinnovamento.